Sul mio canale oggi un video Get Ready With Me e ne approfitto per provare insieme a voi alcuni prodotti di Labo che mi sono arrivati perché stiamo collaborando per la seconda volta e quindi vediamo insieme come si comportano e vediamo come si comporta il fondotinta. Questi sono della collezione Filler, questo qui è nella colorazione 51 Light Cameo. Poi abbiamo questo bellissimo rossetto sui toni del viola, praticamente, il 109. E poi abbiamo anche una palettina occhi molto molto carina, Trio e Shadow, che ha queste colorazioni, queste qui. Così ho un attimino visto come sono i colori, quindi stavano un po' testati perché ero troppo curiosa di vedere come erano. Iniziamo subito a truccarci e cominciamo dal primer occhi come al solito, anche se questa volta anziché utilizzare il primer di Puro Bio voglio provare a mettere gli ombretti sul fondotinta, quindi praticamente utilizzo questo qui sempre di Puro Bio. Me lo spiaccico qui e qui, così praticamente, siccome è bello chiaro e matte, magari si notano di più i colori, cioè li facciamo ben risaltare. Mi sembra che renda più omogenea la palpebra. Adesso andiamo a fissare la nostra palpebra con un pennello ampio, la sfumatura e una cipria. Prendiamo ad esempio questa qui, la cipria di Puros Bios. Ormai ho così tutto, è caduto il pennello. Ok, vado a prendere la palettina, questa qui, e comincio stendendo, anzi facciamo prima che mettiamo un bel illuminante. Questa mattina sono confusa e utilizzo questo qui sempre Plastic di Neve Cosmetics con un pennello fatto in questa maniera da sfumatura un po' angolato, e lo vado a posizionare sotto le mie sopracciglia. Vado a prendere questo pennello da sfumatura abbastanza piatto e prendo la terra di Puro Bio, questa qui è la 01. Sbatto un po', non c'è troppo prodotto, e vado a creare un po' di ombreggiatura molto molto tenue. Adesso successivamente prendiamo un pennello da sfumatura più preciso come questo qui a punta e prendo questo color viola borgogna e intensifico la mia piega. Prendo il pennello prima su qui e sfumo tutto quanto. C'è il colore di Puro Bio, cioè la terra di Puro Bio più l'ombretto di Labo. Metto ancora un po' di borgogna per intensificare ancora di più. Adesso con questo pennello piatto e corto riprendo la terra di Puro Bio e la vado a mettere giù. Prendo il pennello a penna con il borgogna di prima e lo metto solo all'angolo, anzi dall'angolo fino al centro, porto abbastanza giù con la sfumatura. Adesso praticamente andiamo a prendere un pennello piatto, ve lo prendiamo da qui, questo pennello così, e applico questo grigio sulla palpebra mobile.
vado a prendere questa matita qui di Kiko, la 404 della collezione Glamourous, e la applico all'interno dell'occhio. Poi successivamente con un pennello piatto ma un pochino più piccolino vado a prendere questo qui che è di Elf, il pennello Conceal per il correttore, prendo questo color rosato, sì, un po' pescato anche, ma soprattutto rosato, e lo metto come punto luce. Anzi, anziché quel pennello vado ad utilizzare questo qui che era in dotazione, infatti presta meglio i colori. Per fare l'angolo qui vado a prendere questo colore nero abbastanza chiaro con questo pennello a penna e vado a intensificare l'ombra. Ok, vado ad applicare l'eyeliner, mascara e torno. Dunque, ho applicato eyeliner e mascara. Come mascara ho messo questo qui di Essence Eye Love Extreme, e poi come invece eyeliner ho applicato questo qui sempre di Essence, il Liquid Ink. Vado adesso con il fondotinta e lo applico con la spugnetta in dotazione, e la copertura mi sembra media. Sì, che comunque i brufoletti non me li sta facendo sparire subitissimo, quindi penso che comunque va stratificato un po'. Come correttore oggi andiamo strong proprio, con il correttore di Kiko, questo qui è il Full Coverage Concealer, colorazione 01. Uno dei correttori più coprenti mai visti in vita mia. Fissiamo tutto con la cipria. Prendiamo questo pennello e la cipria indissolubile, sempre di puro bio. E su tutto il viso anche ovviamente. Adesso prendiamo la terra, sempre di puro bio. Facciamo un leggero contouring. E anche un po' sul collo per non avere il collo cadaverico. Ok. Successivamente passo prima il rossetto, prima del blush, perché così poi in base a come risulta tutto il make-up decido quale tipo di... e quanto blush mettere. Vado direttamente col rossetto, anche se è scuro e ci vuole la matita, ma voglio farvi vedere prima com'è il colore senza matita. Bello questo rossetto, caspita. Oh, ci siamo. Come invece come blush vado a utilizzare sempre di Labo, però dell'altra collezione, questo blush strips il Move, che è abbastanza malva, penso che vada bene. Ok, ci siamo. Vediamo tutto il look. Questi sono gli occhi. E questo è il look completo. E niente ragazze, spero tanto che vi sia piaciuto questo Get Ready With Me. Fatemi sapere come avreste abbinato voi i colori della palettina di questa qui di Labo, perché a me è venuto naturale mettere nella piega il borgogna, visto che era l'unico colore matte della palettina.
suggeritemi qualche altra idea. A me il rossetto sta piacendo tantissimo, è uno dei colori che a me fa impazzire sinceramente. E niente, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Un bacio grande grande, ciao e alla prossima!